Nel 1942 lacrimò un'immagine della Madonna alla località San Pietro di Altavilla Silentina, la Madonna del Rosario, della famiglia Guidone. Ti ricordi qualcosa? Ma io andai pure io non volevo, ma io vedi una cosa che si chiama, è venuta la Venne la guerra, però, beh. guerra, è una guerra. Ti ricordi che successe? Là ci fu pure un miracolo, no? Cioè, Eh oddio. sì, mi ricordo. Una signora, la Flora Pavone, riacquistò era paralitica. Ti ricordi sta cosa? Sì, La mi mamma andò a pregare là e poi sta bambina, era bambina, ancora vivente, Flora Pavone. Sì, sì. è oltre 90enne, pure lei, anziana. Sa Olivella, Cerrello, Olivella. E dice che ebbe una grazia, insomma, la Madonna del Rosario. Ma guarda, è un signore, la Madonna, cosa fa tanto miracolo. E come no? E perciò. Basta avere fede. E che ti ricordi? Andasti là e che vedesti tu? Io non volevo tenere, però. Io non volevo tenere la Madonna del Rosario. In quel momento non... No, 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 no. E invece del cuore di Gesù, quando lacrimò il cuore di Gesù, il 38, avevi 13 anni. Era il 25 marzo 1938, era un venerdì. Sì, signore, non è così. Agenda così. Allora non può essere sotto Il agenda. campano che suonavano a lungo. Una campana a lungo, Don Giorgio. Don Giorgio Mele Don Giorgio, c'era all'epoca. siamo stati all'87. Così. Dice, no, questo è il fiore, questo è quest'altro, Ma tu hai visto proprio queste lacrime, questo sudore uscire dal quadro? L'hai visto tu? vedi, la gente non sapeva di scoppiava la Roba scoppiava. si vedeva quando ci sono quelli sotto i fiori che non vaporati. Ah, così Dicevano dicevano. che erano i fiori che erano freschi, mesi, perché i massai non Ce tieni i la fiori. metti i fiore. Chi se ne Erano parati. accorse? Chi è stato il primo che se ne è accorto di queste? Mio marito. Ah, passò di là. Ma tutti loro nella campagna e io guardavo, sai che succede qua? Ma com'è che su quadro, sta figura un signore che si non muore mai? E dice, no, perché gli non metti sempre i fiori freschi attraverso U vetri a lastra. la lastra. E poi mettevo i ginocchi, sono evaporati. Ma non Oh. penso proprio che i fiori facevano questo effetto. Anche perché non è che poi resta, cioè era un mese di marzo, faceva ancora, non è che faceva caldo. Sì. Poi andarono i carabinieri, insomma, tutti i preti, Sì, tanta gente. e si andai pure lì, facevano osservare la gente, la E ci vicina. hanno creduto poi le persone, i preti all'epoca, sì. Sì. Già suo padre mettiamo pure noi i fiori, già sono domenico di fa, era un po' l'opposizione Ah, delle c'era già Don Domenico all'epoca, sì. Il volte. E mi ricordo quando è andato a Villa, ma 34, o 35, è 34. perciò voglio dire. Quindi secondo te è una cosa vera là, che veramente è No. accaduto questo prodigio? Mo signore, cosa faranno? Come Tante no? cose, Prima signore. tanti segni, ma ultimamente, chissà, perché non abbiamo più fede come una volta. La fede. No, non so che la gioventù non ci crede proprio più. Non crede a niente. Sì. E Dice, lanciamo un messaggio ai giovani. Che vogliamo dire ai giovani? voglio dire ai giovani che bisogna osservare, bisogna andare in chiesa, bisogna seguire la voce del sacerdote. Perché un sacerdote non ti può dire una cosa dopo un'altra, dice sempre la verità quando Ma a prega. volte, non sempre questo, A volte. No, no, no. Però tu hai pigliato un sacerdote, non la vita sua. No, la vita no, la mettiamo da parte perché ognuno Perché sbaglia, siamo tutti peccatori. oh. Però a volte proprio sulla dottrina non è che si confondono pure loro, a volte non è che. No, 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 no.
Come ad esempio, mo, per prima per esempio si facevano tante belle cose, tante belle tradizioni nostre, processioni, novene, mo, belle e buone, mo, guarda tutte cose la mia. Però, secondo te è stata una cosa giusta questa? No. Per esempio, ai tempi tuoi vogliamo fare una differenza con la fede che c'era ai tempi tuoi, i sacerdoti che c'erano ai tempi tuoi, con la fede che c'è oggi, la partecipazione del popolo, i preti oggi, cioè, è uguale? Secondo te? No, c'era mio padre quando veniva la campagna, c'è che cosa così, usava l'asino e poi gli aiuti. Tornava giù, si muove, ma dice prima l'asino e poi dopo poi si muove. La cena. La cena. È tutto questo qua. Aspetta, mo. E che vogliamo dire ai giovani allora? Che voglio dire ai giovani che la fede bisogna rinforzare, bisogna seguire la persona, perché loro la Bibbia la seguono, specialmente oggi che sanno leggere e scrivere, allora la gente allora non so che era l'alfabeto. Proprio così? È così. Oggi si sa leggere e scrivere, si deve sapere quello che fa. Brava.